quello che vi posso dire è che si è aperta, si è chiusa un primo avviso, oggi è stato riaperto un nuovo avviso e sono state coinvolte 4 compagnie aeree. Sempre più vicina la data in cui si volerà da e per l'aeroporto Gino Lisa di Foggia. Vanno in questa direzione infatti tutte le dichiarazioni e gli annunci da parte delle autorità e degli organi preposti al rilancio dello scalo in occasione del convegno nazionale Aeroporto Gino Lisa Volano per il nostro territorio, organizzato dal Comitato Vola Gino Lisa e che ha visto la partecipazione, oltre che delle principali istituzioni del territorio, di 2 ospiti di eccezione, il giornalista Luca Telese e l'attrice showgirl particolarmente legata alla regione Puglia, Manuela Arcuri. Grande ottimismo dunque circa la possibilità di volare già a partire da quest'estate. Finalmente oggi è una bella giornata e io dico che non piove più. Lascerò parlare al direttore di aeroporti di Puglia, al vicepresidente piemontese e sono certo che oggi diranno qualcosa che mi fa molto piacere. Il tempo che hanno preso era un tempo dovuto. Ma non un tempo come ho sentito nei prossimi anni, entro l'estate. Quindi aspettiamo oggi che parlano le persone che devono parlare. Secondo lei riusciremo a rispettare i tempi dell'estate? Guardi, innanzitutto dovremo vedere anche le proposte che faranno le compagnie per poter volare. Io credo che siamo sostanzialmente arrivati, siamo all'ultimo miglio. Io vorrei che a Foggia si facessero le cose per bene e che quindi ci sia dopo tantissimi anni una compagnia seria. E quindi anche la notizia positiva di essere riusciti a stimolare più compagnie aeree a farsi concorrenza per venire a Foggia dietro un incentivo economico da parte della Regione Puglia credo sia una notizia positiva per Foggia. Io voglio essere ottimista dopo tanto lavoro e su questo stiamo lavorando. Grazie.